Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare la buonissima torta di carote e mandorle. È una torta davvero buonissima, golosa, ma soprattutto è una torta piena di vitamine perché contiene le carote e le mandorle. È un dolce leggero, buono da servire come colazione o come merenda. I bambini ne vanno matti. Adesso vi farò vedere veramente in pochi passi come creare questa torta. Questa torta va servita con un velo di zucchero a velo. Sembra una rima, ma è così. Dovete stendere lo zucchero a velo sulla vostra torta. È molto soffice al taglio. È davvero buonissima, credetemi. Credetemi, è davvero buonissimo. L'accostamento di carote e mandorle è una cosa veramente buonissima. Vediamo subito di cosa avete bisogno per creare questa fantastica torta. Vediamo tutti gli ingredienti di cui avete bisogno. 3 uova a temperatura ambiente, 100 g di farina di mandorle, un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci, un pizzico di sale, 130 g di zucchero bianco, il classico zucchero semolato, 300 g di farina tipo 00, 80 ml di olio di semi di soia, 250 g di carote. Versate in una ciotola 300 g di farina. Adesso versate un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci. Quindi versiamo un cucchiaino e un'altra metà di lievito. Amalgamate tutto con una frusta. Adesso prendete un'altra ciotola e rompete 3 uova. Adesso aggiungete un pizzico di sale. È il momento di aggiungere 130 g di zucchero bianco. Aggiungete 80 ml di olio di semi di soia. Quindi aggiungiamo l'olio. Bene, fatto questo, prima di lavorare il tutto con le fruste, sbucciate le vostre carote. Quindi prendete 250 g di carote e sbucciatele o pelatele con un pelapatate. Dopodiché, con una grattugia, grattugiate le vostre carote. Ho così sbucciato e grattugiato le mie carote. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 12 minuti e un quarto d'ora. Questo passaggio è fondamentale. Quando il vostro composto risulterà chiaro e spumoso, è il momento di versare le carote. Quindi, poco per volta, versate le carote e continuate a frullare il tutto. Dopo aver versato tutte le carote, è il momento di versare piano piano la farina di mandorle. E anche questa volta versate piano piano la farina di mandorle e lavoratela con le fruste.
Dopo aver vessato anche tutte le mandorle, lo stesso procedimento viene affrontato anche con la nostra farina. Quindi, poco per volta, versiamo la farina e lavoriamo il tutto con le fruste. Quando l'impasto comincia a diventare un po' più duro, lavora del tutto con un cucchiaio. Quindi finisco di mettere l'ultima farina e lavoro il tutto con il cucchiaio. Quindi cerco di amalgamare bene tutti gli ingredienti. Mi raccomando, anche questa fase è importantissima, dovete mescolare bene, perché è importante far amalgamare tutti gli ingredienti, quindi la farina deve essere ben amalgamata con il resto degli ingredienti. Quindi mescolate con energia. Dopo aver mescolato bene, il nostro impasto è pronto. Questa è la consistenza che otterrete. Adesso prendete uno stampo a cerniera di diametro 24. Imburrate il vostro stampo a cerniera su tutti i lati, su tutti i bordi. Mi raccomando, è importante che imburrate anche sui lati. Dopo aver imburrato la vostra teglia, infarinate pure la teglia. Quindi mettete un poco di farina e infarinate su tutti i lati e su tutti i bordi, anche in questa parte. Quindi fate camminare in un certo senso la farina su tutta la vostra teglia. Bene, a questo punto, dopo aver imburrato e infarinato la vostra teglia, è il momento di versare il vostro composto sulla teglia, sul vostro stampo a cerniera. Con un cucchiaio stendete bene il vostro impasto sulla teglia. Bene, fatto questo, la nostra torta è pronta per essere infornata. Infornate con un forno, mi raccomando, preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Vi consiglio dopo 35 minuti di controllare la cottura, perché dipende molto anche dal vostro forno. Io la inforno con 180 gradi 40 minuti. E voilà! Dopo 40 minuti la nostra torta è pronta. Spolverate un poco di zucchero a velo ed è pronta per essere servita. È davvero buonissima! E se vi dico che è una vera delizia, credeteci, è una torta leggera, gustosa e molto nutriente perché è ricca di vitamine. Contiene carote e mandorle, quindi è molto buona, soprattutto per i bambini. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono tante video ricette in arrivo. Ciao, alla prossima! Baci da Cartisia! Lasciatemi un commento se la provate e fatemi sapere cosa ne pensate. È una vera delizia! Ciao!